The Last Day. E Beat è ancora vivo in teoria. Ehi. Di nuovo l'incrocio. Maledizione, abbiamo perso un altro giorno, amico. Quindi questo è il giorno 7. Aspetta. Oh, Beat, le tue mani. Sto scomparendo. Aiuto. No, amico, devo resistere. Non posso svanire ora. Rem ha bisogno di me. Non finirò in fumo prima di averla salvata. Yo, Neku. Io non ho più molto tempo, lo so. Sbrighiamoci a raggiungere il fiume di Shibuya. Ok, oggi mettiamo la parola fine a questo, a tutto questo. E sono tutti rossi. Per ora quelle che mi interessano sono già qui. Tranne lei. Lei la sto solo livellando perché in realtà sulla wiki c'era scritto che si livellava lasciandola da parte. In realtà lasciandola da parte non è successo niente, è rimasta così, quindi deduco che si evolva utilizzandola. E tra l'altro è anche utile, tra l'altro fa anche abbastanza danno, ma non è utilizzabile in questo momento. Oh, altri incontri random, adesso gli sparo. Guarda che ti sparo un colpo di fulmini e ti tiro addosso anche l'acqua. Ecco, fatto. Dove vai? Madonna, sto colpo qua di fulmine sono contentissimo di averlo messo in squadra perché fa un male continuo, fa veramente male sto attacco, santo cielo. E cosa abbiamo ottenuto? Ecco, lo sapevo. È diventato, dovrebbe essere, non mi ricordo il nome. Diavolo d'acqua, ok, attacco 100, riutilizzabile dopo 7 secondi. Non è neanche male, ti dirò, non è neanche male. Sai che quasi quasi, però questo spezza difesa e fa danno continuo. Potrei alternarlo a questo per ora. Facciamo le cose come si deve. Questa la mettiamo via per ora e ci rimettiamo i fenicotteri che ci curano. Vediamo come gira questa. Se gira bene ce la teniamo. Devo dire che comunque la nostra collezione di spille in teoria è povera, nel senso, sui dati è segnato che non ne abbiamo tantissime, ma nell'insieme me la sto cavando veramente in maniera incredibile e non pensavo veramente. Ho trovato un sacco di spille, ne sto farmando un sacco, ne sto facendo evolvere un sacco, cosa che sul DS, devo essere sincero, non è che non gli ho dato tanta importanza, ma diciamo che ero più intrigato dal gioco e dalla storia in sé che più dalla perfezione del farlo il gioco, mentre ora mi metto a decidere quale far evolvere, quale no, quale prendere, quale no. Tra l'altro, a proposito di prendere e quale no, vediamo. Beat ha attacco 14 e difesa 65. Punterei all'attacco allora. A questo giro puntiamo all'attacco per Beat. Tieni. Lo so che ti piace. Mentre per Neku 15 di difesa e 25 di attacco. Puntiamo anche a lui all'attacco per ora. E a questo punto quasi quasi ti butto dentro questo. Dai. Not bad. Minchia, perfetto, perfetto. Oh, c'è il tizio qua della band, tra l'altro, che non dirà nulla. Per riparare gli innumerevoli torti dei giorni nostri, facciamo splendere la luce della vera redenzione. Che questo luogo possa divenire come il paradiso. Che mondo meraviglioso sarebbe. E che non lo so. Tu sei uno di quei pochi che mi interessa livellare, perché voglio vedere effettivamente che cosa mi venderai in futuro. Siamo solo al 50% di amicizia con te. Ecco, ascolta, ti compro questa. E non è bastato. Madonna mia, quanto mi stai sulle palle. Te, compro anche questa. E non è bastata, madonna santa. Ci serve una pelle resistente. Ci serve una pelle resistente e in teoria so dove trovarla. Quindi potresti aspettarmi qui? Prima però compriamo anche qualcos'altro. Ecco fatto, vipera rossa. Addirittura, e cosa vuoi in cambio? Metallo raro e 5 yen. Guarda, la vipera mi serve, quindi ne prendo due, grazie. Devo farmare un sacco di metallo raro. Devo farmarne veramente un sacco. Tra l'altro sto giaccone qua, un sacco di vita ti dà. Ti toglie la difesa, però. Torno subito con la pelle, tu rimani lì. Tu invece hai qualcosa di nuovo? Questa non l'avevo vista. Caleidoscopio. Prima uno spazio vuoto, un proiettile che si frammenta in collisione con un nemico. Non si evolve. E cosa vuoi in cambio? La materia ombrosa.
Ciao sorella, se sapessi almeno dove si prende. Però, grazie di avermi detto cosa mi manca. Sto facendo proprio un ultimo giro dei negozi per vedere proprio cosa ci manca. Aumenta il livello di fusione massimo. Non l'avevo già preso, scusami. Vabbè, prendiamolo. Pensa, ero convintissimo di averlo preso. Scusa, non c'era uno che vendeva sia quella di Beat sia quella di Joshua? Vabbè, ti ringrazio. Tu sei forse l'unico Musratus che ho portato avanti, ma perché sei quello che passavo più spesso, effettivamente. Questa non ce l'abbiamo, ma già l'ho fatta evolvere. Sti burger shop... Grazie. Sti burger shop non si livellano, ma per il semplice fatto... Cipolle dolcissime ci serve... Per il semplice fatto che veramente... Cosa devo fare? A parte comprarti le patate e qualche hamburger ogni tanto? Che vuoi della mia vita tu? Ti compro... Che ne so... Una zuppa di mais, giusto per farti contenta. Comunque, abbiamo detto, ci serve una pelle resistente e so dove trovarla. Eccoci qua, non so se ci bastano i soldi, ma ne devo comprare una, quindi. Lui vende la materia oscura, però a noi ci serviva quella ombrosa. Appunto, quindi la materia oscura è dopo quella ombrosa. Vabbè, tanto mi serviva la pelle. Grazie. Tu non hai nulla di nuovo a parte questa che la dovrò prendere prima o poi. Ehi, quello viola, vediamo che cosa vuole, però aspetta prima. Tu non hai nulla di nuovo, quindi grazie fra. Va bene, vediamo cosa vuole il demone viola. In teoria, con questo oggetto dovremmo essere resistenti a tutto. Ne dubito con le sfide maledette, le curse. Però vediamo, forza allora, vediamo cosa vuoi. Ce l'hai fatta giusto in tempo. In tempo per cosa? Per avere la possibilità di attingere il tuo vero potenziale. Sto bene così, grazie. Oh, non fare il timido. Lo so che muori dalla voglia di scoprire cosa sai fare. Beh, permettimi di aiutarti. Così. Vediamo qual è la sfida. Restore e cure. Ma tu sei impazzito. Ma due cacchio di viverne! Ma tu sei... A parte che non c'è proprio spazio sullo schermo per tenere tutta sta gente! Aiuto, aiuto, help! Dai che arriviamo al 300%. Curati. Perfetto. Vai Beat. Perfetto, preso. Ok, ci siamo. Allora, via questo. Poi via questo. Questo. Questo qua. Questo. Questo. Altri. Allora, via questo qua, questo qua, poi via questo, ok, 4 per, è già qualcosa. Con Beat faccio fatica ad arrivare a numeri alti, ma perché devi stare lì a guardarli tutti, fai veramente fatica. Yes, presi tutti, speriamo, sono morti tutti almeno. Perfetto, ci siamo anche curati ma in una maniera incredibile, ci abbiamo messo 57 secondi. Una cavolata? Aspetta, scusa un secondo. Fammi vedere sopra. Abbiamo preso il pipistrello che già ce l'avevo, la quinta marcia già ce l'avevo, due seta del ragno, non credo di averla. Abbiamo attinto al nostro vero potenziale. Beh, com'è andata? Stupefacente, ora sai di cosa sei capace. Tutto qui? Cosa? Volevi una medaglia d'oro? Rilassati ragazzino, avrai la tua ricompensa, tutto a tempo debito. Avrei preferito qualcosa di più immediato. Missione rumori 3, perfetto. Niente, neanche una medaglietta. Nuovo scenario, un nuovo giorno sbloccato, accedi al menu della selezione capitoli. In ogni caso questo capitolo sarà disponibile solo dopo aver completato il gioco. Grazie al cazzo. Va bene, però... Però, che selezione capitolo in teoria è qua. Vediamo dove sei, eccoti qua. Tocca uno spazio vuoto, tu utilizzi 68 di danno.
Tre macigni in quella posizione peggioreranno a contatto. Ok, credo sia la variante, come al solito, di questo qua. Un macigno contro cinque macigni. Però quello già inizia con tre, quindi è una buona alternativa. Poi abbiamo sbloccato anche il pipistrello, ma già ce l'abbiamo. E sono 4000 passa yen, grazie. Beh, devo dire che a livello comunque di collezione siamo messi bene, eh? Quindi, missione rumori 1, 2 e 3. Perfetto. Più che altro mi sembra che le bolle queste qui, a parte che fanno un bel po' di danno, ma mi sembrano più piccole rispetto alle bolle originali. Più che altro rimbalzano a lunga distanza, può essere peggio che a corta distanza, perché finché si sposta di così il nemico ci va ancora contro. Se si sposta di così magari il nemico non la becca più, però... Per adesso proviamo a tenerla, però cambiamo l'ordine. Ecco qua. Va bene, torniamo dal tizio e poi dritti al fiume, sperando di non avere altri incontri randomici. Ah, ho parlato troppo presto, uffa. Ok, viverna e demone. Aia. Beccati questo, pezzo di stronzo. Sono anche salito di livello. Adesso crepi. Fidati di me se ti dico che morirai tra atroci sofferenze. Rieccoci a Dogenzaka. Prendiamoci il vestito, che in collezione ci serve sempre averli tutti. Cosa ti ma... Oh no. No, che palle. Vabbè. È andata così. Dovevo controllare che voleva anche i metalli rari. Qualcuno non me li vende, i metalli rari? Sai cosa? Sono un attimo curioso di andare da un'altra parte prima di andare al fiume di Shibuya, ma se non c'è niente per voi verrà tagliato direttamente. Ehi, lei c'ha l'orologio dorato come missione. Attenzione, e cosa vuoi? Il barone d'argento, ovviamente, e i golem di Team Peach, se l'ho letto male. Allora, in teoria se per un oggetto le spille non te le toglie, se per un'altra spilla in teoria sì, non ne sono sicuro. Però cavolo, a sto punto tanto vale comprarselo. Questa cos'è che fa? Attacco di 6. Ah, adamantite, ne abbiamo un po', liquido misterioso e una vipera rossa. Questo aumenta PF, vuoi solo tectite 50 yen. Guarda, a sto punto queste ne compro un paio più che volentieri, piuttosto che spendere 10.000 yen. Il liquido misterioso tanto lo vendi sempre tu. E anche la vipera rossa, se non ricordo male. Eccola qua, infatti. Va bene, dai, questo lo compro. Vorrei comprargli i funghetti. Vorrei comprare i funghetti per il tasto di ritrovamento. Però, grazie. Oh. Madonna mia, che semplicità. Un secondo e 66 millesimi ci abbiamo messo. Oh, serve per il report dei rumori questa cosa, eh? Non pensavo che un colpo l'avrebbe ammazzato. E che cacchio, basta. Vabbè che sono punti esperienza, però santo cielo. Ok, volevo vedere esattamente se qua c'era qualcosa di nuovo. La Murasame ne vuoi 3, e la Madonna, e una materia ombrosa. Dobbiamo trovare materia ombrosa. La Murasame non è un problema trovarla, l'ho trovata tante di quelle volte. Però questa gita ci ha fornito il metallo raro, quindi tanto vale tornare al negozio. Basta. Perfetto, possiamo finalmente prendere anche questo anello. Che cosa vuoi? Adamantite, cristalli stupendi e stivali da cowboy. Grazie. Cappotto tartan. Ah, questo era nuovo. Beat calcio volante, ovvero il tasso di trovamenti aumenta. Si diminuisce di 1 la difesa, ma non è tantissimo. Ok, io direi di comprarlo. E cappotto aderente. E aumenta la difesa di beat. Niente di eccezionale. Gli scarponcini stivali da lavoro, resistenza respinta. Non possiamo farci respingere con questi. Perfetto, allora. Prima gli stivali. Bravi. Vendiamo qualcosa e ci prendiamo anche i due giubbini. Ci servono 27 più 19. Ci servono 40.000 circa. Ok, ce li abbiamo. Tieni, facciamo 7. Ecco, a posto. Prendi uno e prendi due. Perfetto, ci manca il 7% e ce la portiamo al massimo. Prendiamo questo vestito che non ce l'abbiamo e lo usiamo per comprare anche questo qua. Sai cosa? Da questa parte io stavo livellando questa spilla qua, che riduce il tempo di velocità con cui si esauriscono le spille. In teoria dovrebbe aumentarti il numero di utilizzi, questo mi stai dicendo?
Non ne sono sicuro, però se fosse così, vorrei provarla. Vorrei provare a togliere questa qui che tanto sinceramente, e la mettiamo qua. Allora, in teoria questo ha 3 utilizzi. Proviamoci. E che palle. Va bene, però possiamo provarlo già subito. Almeno ce lo leviamo subito dalle palle, sto dubbio. Quindi 1, 2, 3, 4. Perfetto, ci aumenta gli utilizzi, ma soprattutto il tempo con cui queste spille si esauriscono. Ergo questa qua, per esempio, dura molto di più e abbiamo il tempo di ricaricare questa qui quando utilizziamo le altre. Fantastico. E anche queste durano di più ora. Madonna mia. Queste combinazioni qua, adesso che l'abbiamo aumentato il tempo. Madonna mia, che casino che riusciremo a fare, veramente. Mi chiedo se anche... che palle. Madonna mia, non riesco ad andare avanti. Mi chiedo se anche, dicevo, quella della cura adesso è passata da 4. No, è ancora 4, non 5. Ok. Mi ha già... E sono salito di livello. Mi ha già risposto il giuego. Ecco fatto, via. Il corvetto. Che può essere solo un problema se mi ruba le spille buone. E diamo fuoco a sti stronzi velocemente. Ecco fatto. 26 secondi, ripulita la zona. Abbiamo ottenuto anche il corvo. Questa non ce l'avevo. Bella. Vedi? Ogni tanto servono queste cose. Allora, vediamo cosa fa il corvo. Allora, il corvo demone trascina un ostacolo. Ok. Beh, ha senso, visto che ti rubano le spille. Allora, la spilla, quella che ci aumenta gli utilizzi, assolutamente utilissima. Veramente. Quindi, finalmente, compriamoci sto cappotto. Ecco qua. E ti saluto. Tutto questo solo per prendere un cappotto che neanche utilizzerò. Pensa un po'.